nuovo progetto, ritorna qua al sud. La prima domanda è che cosa l'ha convinto a sposare questo progetto sarnese? A te posso dire ben ritrovati innanzitutto, perché comunque puoi interagire con lo stesso dominio comunque anche di addetti di stampa, porta comunque a ripristinare quelli che sono stati degli argomenti che lo erano stati fino a 2 anni e mezzo fa. A dire il vero, nel momento in cui ho riapprocciato nuovamente mi è sembrato che questi 2 anni e mezzo di assenza da questo territorio siano veramente volati. E mi sono ritrovato probabilmente ad attrarre questa occasione, perché comunque poi è un territorio, una cultura che sportivamente parlando e poi sotto ogni aspetto comunque mi ha sempre stimolato tanto, nella quale mi sento me stesso nel mio lavoro e riesco comunque a portare delle idee in un modo energico e propositivo. Poi ci sono delle situazioni che ti riescono bene o meno bene, l'importante è avere una linea. La motivazione principale sicuramente è stata quella di conoscere e recepire che avevo a che fare con una solidità di proprietà, di grande energia e delle fondamenta veramente solide, e quindi poi va un attimino a mettersi da parte quello che poi è un discorso logico di piazza, che poi magari mi può aver piazze di tradizione, intendo, o di bacini grandi che ho rappresentato negli ultimi tempi, perché poi chiaramente conta molto anche quella che è una sostanza, una progettualità che ho individuato in Sarno, nella Sarnese e nella famiglia Papaceni. Ultima domanda, ovviamente lei, mi ricordo che alla Nocerina ha anche lavorato sugli under che provenivano un po' da tutta Italia, come ha detto prima nella conferenza, ma anche all'estero. Io uno su tutto che ricorda è la Gazzeris. Sta lavorando su quella scia lì, cioè andare a prendere anche giocatori che non siano ovviamente della regione Campania, ma anche da tutta Italia e non solo. Stiamo cercando soprattutto su quell'aspetto di non porci limiti. Qualcuno pensa che siccome hanno tolto un under obbligatorio nell'11 che deve sempre presenziare in campo, si pensa che magari possano avere un peso specifico minore, quindi una considerazione minore. Forse la cosa che cambia essenzialmente è che non comporranno più magari obbligatoriamente più di mezzo organico e quindi mezzo spogliatoio, magari potrebbe essere un qualcosa di più esiguo. Proprio perché accade questo, sicuramente si alzerà il livello generale di quelli che sono gli under che faranno parte di questa categoria. Ho avuto probabilmente quella che è una buona tradizione ad aver accompagnato comunque dei ragazzi ad un percorso di grande prospettiva e senza limiti. Sono stati probabilmente scelti bene, sono stati anche gestiti bene, allenati bene, e quindi siccome penso che qui ci siano tutti quei presupposti, ancor più continuiamo magari con una strategia anche di attesa nell'andare a individuare quelli che sono veramente dei reali valori aggiunti. È normale che qualcuno, se viene da lontano e comporta degli ulteriori sacrifici alla società anche in termini di logistica, deve essere inteso come un valore aggiunto.